Un censimento di tutti i posti barca disponibili ad ospitare le imbarcazioni che in vista del G8 dovranno obbligatoriamente lasciare Genova. Lo ha effettuato la Capitaneria di Porto di Santa Margherita nei porticcioli del Tiguglio da Portofino a Sestri Levante. Già da tempo abbiamo comunque riservato per la settimana clou dal 16 al 22 i posti al transito dei nostri porti del Tiguglio, non accettando prenotazioni di barche che non provenissero dal porto di Genova in conseguenza dell'esodo forzato che ci sarà in quei giorni. Di conseguenza, a partire dall'approdo di Portofino fino ad arrivare a quello di Sestri Levante, abbiamo comunicato alla Capitaneria di Genova la disponibilità di posti barca, in tutto una cifra approssimativa, siamo a una novantina di posti barca e già da diversi giorni stiamo ricevendo le prenotazioni, verificando la provenienza di queste barche ovviamente dalla Marina Porto Antico o dagli altri approdi genovesi che dovranno essere sgombrate. Dunque, durante la settimana del vertice genovese, nessuna imbarcazione in transito nelle acque del Tiguglio, sempre che il passaggio non sia vietato, potrà sperare di attraccare nei porticcioli della zona. È un disagio però limitato a una settimana. In realtà le banchine che noi offriamo sono le cosiddette banchine transito, ossia le banchine che tradizionalmente non sono dei fruitori stanziali degli approdi del Tiguglio, ma delle imbarcazioni in transito. Quindi è evidente che in quella settimana i fruitori in transito non provenienti da Genova saranno penalizzati perché non troveranno posto.